A soli 3 giorni dal tragico terremoto in Turchia e Siria, dove si contano fino ad ora 16.400 vittime, la terra ha tremato anche da noi. Ieri sera a Siena si è registrata una scossa di 3,5 di magnitudo nella scala Richter. Sono ore di paura a Siena, dove i tecnici stanno controllando i danni provocati dal terremoto. Durante la notte ci sono state ben 40 scosse. L'epicentro si trova a 8 km di profondità nella città toscana. C'erano migliaia di persone in strada, come dicono i giornalisti, e alcuni hanno preso la macchina e hanno dormito direttamente in alcuni parcheggi, passando una notte gelida e di paura. Dopo la prima forte scossa se ne sono registrate altre fino a stamattina. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha tenuto a precisare che la protezione civile è attiva e pronta a qualsiasi tipo di assistenza. A breve chiuderanno anche gli edifici sportivi e comunali. Il comune tiene a ringraziare con un comunicato i volontari che si mettono a disposizione per la comunità. Sono anche stati attivati dei numeri di telefono in cui si possono avere informazioni sulla gestione di questo evento.